Luigi Einaudi, era il 31 dicembre 1954. Consapevoli dei doveri che ci attendono, sostenuti sempre dal pensiero che l'attività quotidiana di ognuno di noi, anche la più oscura purché ispirata rettitudine, non si esaurisce in se stessa, ma concorre al bene comune, cooperando ad assicurare al nostro Paese il posto che gli spetta nel consorzio dei popoli amanti della libertà e solleciti del civile progresso. E riascoltiamo adesso invece quanto vuole dire il 31 dicembre 61 il terzo Presidente della Repubblica, il democristiano Giovanni Gronchi. L'Italia ha compiuto, specialmente negli ultimi due anni, straordinari progressi nella sua ricostruzione dopo la triste rovina della guerra. Diminuita la disoccupazione, rese più stabili le occasioni di lavoro per il grado di competitività raggiunto dalla nostra industria, la quale può guardare assai tranquillamente la progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali e l'acceleramento dei tempi del mercato comune. A far sì che allo sviluppo dell'economia proceda di pari passo lo sviluppo dell'ordine democratico del nostro Paese. L'impegno che si richiede è di rendere sempre più operanti i presupposti di una democrazia solidamente organizzata, il superamento di ogni arbitrio e di ogni anarchia all'interno e nella convivenza internazionale ed una concreta possibilità di pace fra le classi e fra le nazioni. Anche nel campo internazionale la collaborazione è una legge, anche qui nell'interesse di tutti. Fece seguito alla guida della Presidenza della Repubblica un altro democristiano, Antonio Segni. Riascoltiamolo quando il 31 dicembre 63 pronunciò il suo ultimo messaggio di fine anno. La morte di Sua Santità Giovanni XXIII e quella del Presidente Kennedy dopo hanno commosso tutto il mondo, tanto unanimi ed universali sono stati la pietà, il compianto, lo smarrimento che hanno accomunato gli uomini di tutte le razze e di tutte le religioni. Erano due grandi fiamme che avevano illuminato a tutti la difficile via verso la pace. Possano tutti gli uomini raccogliere il retaggio degli ideali di pace e di fratellanza. L'Italia, insieme con le altre nazioni alle quali la uniscono le necessità della comune sicurezza e gli ideali comuni, ha continuato ad adoperarsi per una sempre maggiore comprensione fra i popoli di ogni razza e di ogni ideologia. Il nostro contributo in seno a tutti i consessi internazionali, dalle Nazioni Unite alla NATO, dalla Conferenza del Disarmo alle organizzazioni europee, abbia conseguito non pochi riconoscimenti. Il socialdemocratico Giuseppe Saragat, 31 dicembre 1970. Molto è stato fatto nel corso del quarto di secolo che ci separa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dall'avvento di un'Italia democratica, ma molto resta ancora da fare. E una maggiore consapevolezza di ciò che la democrazia rappresenta come l'unica forma politica in grado di risolvere in modo giusto i problemi umani. Cercare la soluzione dei problemi sociali per vie non democratiche è utopistico e negativo. I livelli più alti di progresso politico, economico e sociale sono stati raggiunti dai paesi in cui la democrazia si afferma incontrastata nell'ambito di una società in cui tutti sono partecipi in equa misura del progresso economico. Ecco dunque un altro passo avanti per l'attuazione della Carta Costituzionale. Ed è anche questa una grande conquista democratica, perché l'entrata in funzione delle regioni rappresenta un accrescimento della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, e cioè una ulteriore e concreta estrinsecazione della sovranità popolare. La guerra oggi segnerebbe la distruzione e la fine del genere umano. Proprio nell'ottobre di quest'anno ricorreva il 25° anniversario di fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel messaggio che rivolsi il 24 di quel mese a tutti voi, dicevo fra l'altro che a un quarto di secolo dalla Costituzione dell'ONU si poteva certo discutere se i principi per cui essa era sorta
vale a dire un complesso di regole di convivenza internazionale atte a salvaguardare la pace e la sicurezza, atte a sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni e a promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fossero stati tradotti in atto nelle diverse congiunture della storia frattanto trascorsa. Ma aggiungevo, non potersi minimamente dimenticare che solo nell'applicazione di quei principi, nella fedele e puntuale osservanza di essi, riposa la sola, unica speranza di salvezza del mondo. Altro motivo di speranza è il consolidarsi dell'Europa democratica con l'integrazione della Gran Bretagna, cosa a cui guardiamo come a un traguardo fondamentale di equilibrio del mondo e di pace nella giustizia. Questa è l'essenza vera delle istituzioni democratiche, che hanno come fondamento un'unica sovranità, quella del popolo, sovranità di cui i legittimi interpreti sono i parlamentari. La voce che riascolterete adesso è quella invece del sesto Presidente della Repubblica, un altro democristiano, Giovanni Leone. Era il 31 dicembre 77. Molti di voi, anche più giovani, sanno che la società di oggi è certamente più giusta e progredita di quella che ci siamo lasciati alle spalle anche solo 20 o 10 anni fa. Il 1978 potrebbe essere l'anno dell'Europa, con un Parlamento eletto a suffragio universale. Occorre rendersi conto ed affermare con decisione che il vero problema è quello di costruire la nostra società in funzione dell'Europa ed anche l'adozione di strumenti nuovi posti in essere per la lotta alla violenza, al terrorismo, al crimine, dove si sono consolidati valori di giustizia e di democrazia che nessuno può distruggere, lì c'è la vita. Il socialista Sandro Pertini. Gli antichi servizi segreti erano stati inquinati dalla P2, da questa associazione a delinquere. Ebbene, i nuovi servizi segreti cerchino di indagare, non si stanchino di indagare, non si fermino ad indagare soltanto in Italia, vadano anche all'estero, perché probabilmente la sede centrale di questi terroristi si trova all'estero, e cerchino di assicurare alla giustizia i colpevoli. Il riarmo atomico continua da una parte e dall'altra, dalle due superpotenze, e se una guerra per dannata ipotesi domani dovesse esplodere, sarebbe l'ultima guerra, perché sarebbe la fine dell'umanità. Eppure le due superpotenze, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, sono state alleate nell'ultimo conflitto per liberare l'Europa dal nazifascismo. Le due superpotenze cercano di trovare un accordo, lo chiedono tutti i popoli della terra, ansiosi noi attendiamo che si seggano intorno ad un tavolo i dirigenti di queste due nazioni per discutere, discutano e cercano di trovare un accordo. Democristiano Francesco Cossiga, 31 dicembre 1991. Per il rinnovamento della società e per la riforma delle istituzioni democratiche e repubblicane. Per mandato di voi, il popolo italiano, e con la vostra sovrana sanzione. Un altro democristiano, Oscar Luigi Scalfaro, il 31 dicembre 98. Le persone sentono, e io sono loro grato, che la voce del capo dello Stato è la loro voce. L'Italia ha fatto molta strada, molta. Oggi la radio, le televisioni, i giornali sembrano un coro che ha come titolo l'euro, questa moneta, la grande vittoria del 2 maggio e adesso questo passo in attesa che passino i 3 anni e poi la moneta diventi spendibile ogni giorno. Ma è un fatto enorme questo. Una serie di paesi, popoli che hanno lingue diverse, hanno trovato un punto di incontro e un grande passo. E questo come allarga il cuore a quelli di noi che ricordano i grandi profeti dell'Europa, che attendono l'Europa politica, l'Europa della gente, l'Europa dei popoli, l'Europa che sarà capace di dire un no per sempre alla guerra. E la cultura è il passaggio più importante nel rapporto fra i popoli, in questa politica estera, dove noi rimaniamo fedeli alle alleanze, fedeli alle alleanze. Noi abbiamo nel mondo presenti 3.120 militari per la pace, per presenze umanitarie,
dove portate l'Italia che vuole la pace e che collabora per la pace. La lotta alla criminalità, alla droga, al commercio delle armi. Quanta strada le forze dell'ordine con i loro sacrifici. Quanta strada e quanto impegno la magistratura. Quanto male c'è, quanto bisogno che si operi insieme, che lo sforzo sia comune, che il male sia sconfitto dagli stati che sono convinti che bisogna lottare insieme. Il tema dell'ambiente, il tema dell'ecologia. Quando si gira l'Italia si trova quanto lavoro hanno fatto i comuni, le regioni, in particolare le regioni e le province, quanto lo Stato facendo parchi nazionali nuovi e quanti, facendo zone protette. E ho difeso la Costituzione difendendo soprattutto il Parlamento, che è l'anima e la vita della democrazia. Ringrazio Dio che mi ha dato la forza di poter portare avanti questa battaglia. Con una certezza di fede dentro di me ho detto: l'Italia risorgerà. Grazie a Dio e al popolo italiano è risorta. L'ex governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi. Come Presidente ho voluto esprimere il senso della dignità di cittadino di una libera democrazia. Invio un particolare augurio a Sua Santità Benedetto XVI, che ha ereditato dal suo indimenticabile predecessore Giovanni Paolo II la missione di apostolo della fratellanza fra i popoli, del dialogo fra le fedi e le civiltà, di dar vita all'istituzione di libertà che contraddistinguono la Repubblica Italiana e l'Unione Europea che abbiamo creato insieme con altri popoli, che condividono le vostre aspirazioni di progresso, di giustizia, di pace. Siete nati, vivete in un'Europa di pace, di libertà. Tenete alti e diffondete nel mondo i suoi ideali. Per tutti gli europei non c'è un domani se non in un'Unione Europea più coesa. Giorgio Napolitano. Una crisi dalla quale in Europa si comincia a uscire e più decisamente si potrà uscire se si porterà fino in fondo un'azione comune per il rilancio della crescita economica e dell'occupazione, di pagare le tasse sempre e comunque. A una comune responsabilità per le sorti del mondo ci ha richiamato nei suoi messaggi natalizi e per la giornata mondiale della pace Papa Francesco, con la forza della sua ispirazione che fa leva sul principio di fraternità e che sollecita anche scelte coerenti di accoglienza e solidarietà verso quanti fuggono da guerre, oppressioni e carestie cercando asilo in Italia e in Europa. Perché non si dimentichi quello che l'Europa, l'integrazione europea ci ha dato da decenni. Innanzitutto proprio la pace e la solidarietà, senza che nessuno degli Stati membri si tiri però indietro e si rinchiuda in un guscio destinato peraltro ad essere travolto in un mondo radicalmente cambiato e divenuto davvero globale. Né si dimentichi nel fuoco di troppe polemiche sommarie che l'Europa unita ha significato un sempre più ampio riconoscimento di valori e di diritti che determinano la qualità civile delle nostre società. Nulla di più velleitario e pericoloso può invece esservi di certi appelli al ritorno alle monete nazionali attraverso la disintegrazione dell'euro e di ogni comune politica anticrisi. Il medico di emergency accorso in Sierra Leone per curare i colpiti dal virus Ebola, anche a costo di esserne contagiato e rischiare la vita. Base fondamentale lo stabilirsi di uno spirito di pace e di unità tra i nostri popoli. Ebbene, questo storico progresso è sotto attacco per l'emergere di inauditi fenomeni e disegni di destabilizzazione, di fanatismo e di imbarbarimento. Dobbiamo ricordare come patrimonio inestimabile di umanità l'abnegazione dei medici, dei sanitari, dei volontari, di chi si è impegnato per contrastare il virus, di chi ha continuato a svolgere i suoi compiti nonostante il pericolo, i meriti di chi, fidandosi della scienza e delle istituzioni, ha adottato le precauzioni raccomandate e ha scelto di vaccinarsi, la quasi totalità degli italiani, che voglio ancora una volta ringraziare
per la maturità e per il senso di responsabilità dimostrati. I vaccini sono stati e sono uno strumento prezioso, non perché garantiscano l'invulnerabilità, ma perché rappresentano la difesa che consente di ridurre in misura decisiva danni e rischi. Ricordo la sensazione di impotenza e di disperazione che respiravamo nei primi mesi della pandemia, di fronte alle scene drammatiche delle vittime del virus, alle bare trasportate dai mezzi militari, al lungo necessario confinamento di tutti in casa. Cosa avremmo dato in quei giorni per avere il vaccino? La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un'offesa a chi non l'ha avuta. I vaccini hanno salvato tante migliaia di vite. Una risposta solidale all'altezza della gravità della situazione che l'Europa è stata capace di dare. La minaccia del terrorismo internazionale di matrice islamista, che ha dolorosamente mietuto molte vittime, i caduti militari e civili per il dovere, le donne vittime di violenza. Ci troviamo dentro processi di cambiamento che si fanno sempre più accelerati. Occorre naturalmente il coraggio di guardare la realtà senza filtri di comodo. Non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi. Sporcatevi le mani, mordetela la vita. L'Italia crescerà e lo farà quanto più avrà coscienza del comune destino del nostro popolo e dei popoli europei. Buon anno a tutti voi e alla nostra Italia.